Buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra intervista di Influencer Forum. Oggi abbiamo il grande, grande piacere di avere come ospite il nostro amico Luca Cinaldi. Ciao Luca, intanto grazie per essere qui con noi. Ciao a tutti, ciao a te Eddie e grazie mille della proposta e del tempo che mi stai dedicando, sicuramente. È un piacere. Allora, cominciamo subito, Luca, raccontaci la tua storia. La storia, cosa vuoi dire? Penso che sia una delle tante storie di noi ragazzi o persone della scuola. Anyway, mi chiamo Luca Cinaldi, sono originario abruzzese. Mio padre è pescatore, mia mamma è casalinga, ho altri tre fratelli, qual'altro anche loro nel settore alberghiero. Cosa ho fatto? Molto semplicemente nel mio piccolo passato, mi verrebbe da dire che nel nostro villaggio piccolino nella costa c'erano due lavori o due opzioni. Mio padre, in quel caso il pescatore, o la ristorazione, perché essendo un posto marino, l'estate logicamente col turismo si attivava molto quel lavoro. Ricordo piccolino, logicamente premetto che ricordo che i primi caffè li portavo proprio in età piccolina, ma anche perché ristoranti, bar e hotel erano persone che conosciamo, persone che abitavano vicino a noi, o zii o parenti, quindi c'era una confidenza logicamente. Ed è lì che è nato un po' tutto quanto. E poi niente, scuola alberghiera, ho fatto i miei classici 5 anni di superiori, mi sono riscritto un sesto anno solo nel settore cucina. Volevo approfondire quello che mio fratello mi parlava tutti i giorni e mi diede un po' di esperienza, e mi sono qualificato anche in cucina. Non mi ritengo uno chef sicuramente, perché non praticandolo tutti i giorni dietro un fornello per 10 ore, però penso di avere delle belle basi e a casa facciamo il nostro meglio. Poi un po' di colpi di fortuna, dire sempre così, un po' ce li siamo creati, un po' sono venuti da soli, quindi i giusti professori della scuola alberghiera, quindi mi hanno dato delle belle basi e mi hanno dato dei bei suggerimenti. Quindi da lì, anno dopo anno, soprattutto nei periodi estivi, quando la scuola era chiusa, ho fatto delle belle esperienze. Quindi Sardegna, Cortina d'Ampezzo, Firenze, Svizzera, Parigi. E poi penso che in Sardegna comunque notai del bisogno della lingua soprattutto, e quindi lì capii che era il momento di lasciare. A quei tempi penso che l'Inghilterra è una delle più gettonate anche adesso, ma ci sono anche realtà, penso umilmente che ci sono anche realtà, altre città, quindi adesso non vedrei che l'Inghilterra è il punto numero uno assolutamente, però a quei tempi penso di sì. Quindi sono venuto qui e adesso sono 17 anni, sono fermo qui. Molto contento logicamente, e poi niente, non lo so. Ho capito. E ti chiedo, nasce quindi qui Hospitality Gourmet? Sì, praticamente dopo aver seguito questi paio di locali che logicamente ci hanno affermato nel settore, uno di questi si chiama Nightjar, il quale ero head bartender, e l'altro sempre nella stessa compagnia, Oriole, il quale poi ero stato promosso bar manager. Oriole, tra virgolette, aveva avuto un po' la chance di esprimermi ancora di più rispetto a Nightjar, nonostante entrambi i posti li ho aperti con il resto del team e tutto quanto, ma Oriole ho potuto esprimere un po' la creatività nel topic, quindi creare proprio l'idea del locale, logicamente sempre appoggiata con il titolare. Non mi autodefinisco il creatore in assoluto 100%, assolutamente. Il disegno delle stazioni, come lavorare, quindi lì abbiamo avuto un po' più una flessibilità all'Oriola. Siamo a livello organizzativo, ti ha dato carta bianca praticamente? Sì, è stata una bella fortuna. Dico una bella fortuna perché magari tanti investitori, non tutti sono propensi a darti, faccio una cifra, £1 milione dietro alle spalle e fai quello che vuoi. Invece loro, logicamente sempre stando a fianco a noi, però ci hanno dato molta carta bianca a tutti i suggerimenti che potevamo dare per la logistica, staff, il tema del locale, tutte queste cose qua. Quindi siamo stati abbastanza fortunati, perché in questi casi sono esperienze, quindi sai, non nascondo che in tutte queste esperienze c'è sempre quella bella percentuale di paura, quindi io non so se andremo a avere il successo che desideriamo o no. Però so far è andata bene. Ritorno alla tua domanda, mi chiedevi Hospitality Gourmet. Quindi il mio discorso è molto semplice: nonostante eravamo operativi in questi locali, avevamo molti extra job. In molti casi, quando eravamo presenti in quei locali, ci veniva spontaneo dare dei suggerimenti, ci veniva spontaneo
collaborare con loro anziché sentirsi come un extra questa sera e si fa come dice Luca, faccio un esempio, noi eravamo io e il resto delle ragazze, eravamo sempre no, dobbiamo fare quello che è il beneficio del locale e se possiamo lasciare qualche aiuto, qualche tips, qualche suggerimento, ben venga. E quindi penso che piano piano abbiamo un po' ampliato questa mentalità, abbiamo un po' creato una piccola reputazione, in tanti casi clienti chiamandoci nonostante per una serata o un piccolo seminario allo staff ci hanno sempre reso partecipi delle loro idee, quindi piano piano abbiamo detto che Teledinorme potrebbe funzionare come un'agenzia che possiamo venire e creare delle micro consulenze. Siamo in quattro, logicamente è un fortunatamente, anzi la parola giusta, siamo una famiglia, nel senso la mia partner, quindi lei si occupa un po' del servizio, se abbiamo bisogno di un po' di training, un po' di raccomandazioni per quanto riguarda l'host del servizio, abbiamo mio fratello che cura la cucina, c'è bisogno, e io e Gabriele curiamo la parte del bar, la parte della gestione e tutto quanto. Gabriele è un familiare acquisto, ma sono circa 10 anni che lavoriamo tutti assieme, quindi abbiamo voluto creare questo nucleo tra di noi. Sicuramente ti dà tante soddisfazioni un lavoro così, vedere che riesci comunque a plasmare, dare una mano, aiutare nel tuo settore. Sicuramente ci sono molte soddisfazioni, ci siamo trovati in qualche caso a avere qualche scontro con scontro amichevole per quanto riguarda il tipo di lavoro che diamo e magari le fee che potremmo ottenere, ma in molti casi abbiamo ritenuto che non tutti i country lavorano allo stesso modo, ma neanche tutti i country hanno gli stessi budget, ma alla fine della giornata i clienti sono uguali. Italia, Spagna, Svizzera, Francia, siamo fortunati ad avere una tradizione di ospitalità. Mi viene adesso da bilanciare altri country senza citarne alcuni in particolare, ma non hanno questa storia di ospitalità che molto comunemente anche la caffetteria del paesino dove vengo io potrei imparare solo andando a prendere il caffè la mattina e vedere la gentilezza del barista e come lavora. Quindi è una fortuna che abbiamo comunemente noi, soprattutto nell'area mediterranea. Ci sono molti country che non ce l'hanno, non è proprio un'educazione dell'ospitalità, quindi ci sentiamo che se abbiamo l'opportunità, perché no? Sì, è una cosa intrinseca nostra. Diciamo i popoli magari anche nordici hanno una mentalità un po' più chiuse, un po' più diverse. Quindi ti chiedo, Luca, avendoti qua davanti ne approfitto così mi togli una curiosità. Le differenze più grandi che ci sono nel mondo lavorativo del tuo settore tra il mondo anglofono e l'Italia? Guarda, personalmente adesso, devo essere sincero, non ne vedo tante. Perché già dai tempi comunque una quindicina, ventina di anni fa in cui arrivai, la città era molto cosmopolita, molto, molto, molto. Quindi secondo me anche la nostra influenza ha dato una piegatura a quello che poteva essere il carattere o il tipo di ospitalità inglese. Logicamente, secondo una mia opinione personale, logicamente avendo una storia, un'educazione dietro, secondo me l'europeo, nel senso magari dico il carattere mediterraneo perché anche la Grecia, la Spagna, l'Italia e la Francia sono un po' in quella tendenza, abbiamo una gran pazienza, forse pazienza è il termine sbagliato, ma adesso mi viene pazienza, però abbiamo una grande predisposizione, bravissimo, grazie, una grande disposizione per il servizio, perché in alcuni casi magari alcune persone, uso dei termini magari non appropriati, ma magari si sentono che potremmo essere e dedichiamo la nostra vita a un loro bisogno. Logicamente il cliente inglese ha le sue al suo modo di reagire. Una delle cose che amo tanto, perché secondo me ci dia un po' sull'attenti, il carattere inglese, il cliente inglese dia molte review, e questi review e questi commenti che magari potrebbero influire nel financial del tuo business, quindi potrebbero influire nell'ongoing del tuo business, dia un po' quella quello state in mind che sicuramente ti dia quella disciplina per continuare il servizio. Sai, mi è capitato più di una volta, ma molti lavori, no? Magari col passare del tempo si va leggermente ad appaccare, a declinare. Invece penso che
il cliente inglese ti tenga sulla dritta. E ti chiedo, Luca, per la promozione della tua attività, come ti muovi ad esempio online? Hai un sito tuo? Hai un canale YouTube dove fai vedere qualcosa? Come ti sponsorizzi? È nato un po' come giro di parola. Personalmente a me, nel senso, a circa 10-12 anni fa abbiamo cominciato a fare qualche evento mi ritengo fortunato, eravamo in una grande onda del quello che era il bar. Ritengo sempre che circa una quindicina d'anni fa il bar ha vissuto la nouvelle cuisine del bar. Uso sempre questo termine perché eravamo in un periodo dove potevamo sperimentare tanto. Non è che adesso non si fa, però potevamo veramente rompere tante regole, veramente poter provare e capire se questo sistema può andare o non può andare. Secondo me adesso si sta leggermente appiattendo, anfin di buono, quindi non è negativo. Però questo poter tempi fa rompere le regole, secondo me ha scosso molto rumore, quindi ci ha dato, tra virgolette, molta notorietà. Poi adesso logicamente abbiamo delle persone che ci assistono per quanto riguarda il media e ci sono delle previsioni anche future, quindi vorremmo fare il canale YouTube che ancora abbiamo. Quindi abbiamo investito nel lato pratico, nel lato teorico, nel lato strutturale, ma non abbiamo investito tanto nel lato di pubblicità. Logicamente la pubblicità veniva da sé perché fortunatamente potevamo offrire un prodotto abbastanza unico. Però adesso stiamo un attimo rimescolando le carte, logicamente i tempi cambiano, noi ci troviamo anche nel procinto di aprire una nostra attività, un bar qui a Londra. Adesso abbiamo cominciato con Ospitali di Gourmet, che abbiamo i canali Facebook e Instagram e viene seguito da una compagnia con la nostra supervisione. Però vorremmo sicuramente, almeno ci sono i programmi per aprire un canale YouTube, quindi vorremmo istruire. Noi col passare degli anni abbiamo cercato di espandere le nostre visite, i nostri, tra virgolette, aiuti in paesi anche tipo l'Africa, Islanda, Alaska, ma logicamente sia per tempi di viaggio che per budget è stato molto molto difficile, quindi siamo arrivati in qualche paesino dell'Africa, però vorremmo fare di più e logicamente se vogliamo fare di più il canale più utile sarà sicuramente il media. Ecco perché vorremmo espandere un po' che sia YouTube o altri tipi di canali. Prima di salutarci ti chiedo un'ultima cosa, Luca, sempre di più che altro una mia curiosità. Se ad esempio un ragazzo ma riesce oggi dall'alberghiera dopo 5 anni vuole intraprendere, diciamo, una carriera come la tua nel mondo inglese, ad esempio a Londra, che consiglio ti sentiresti di dare? Allora, innanzitutto se si approda in una terra, mi permetto, straniera, la lingua. Quando si parla di lingua, nel senso, bisogna fare un focus molto 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 determinato all'inizio. 3 mesi, c'è chi lo riesce ad avere un buon discorso con solo 3 mesi, 6 mesi, un anno, quello che sia. Io nel mio piccolo posso dividere la mia esperienza. Quando sono arrivato a Londra, sono approdato in centro per capire come funzionasse la città e per soprattutto avere i primi spiccioli per sopravvivere. Non ho cambiato la direzione che il teacher mi diede dalla scuola alberghiera e disse la lingua. Quindi ci siamo spostati fuori Londra, abbiamo passato un anno e mezzo, dico abbiamo perché ero con la mia partner, abbiamo studiato in una scuola dedicata a coreani, quindi quando dico coreani nel senso c'erano degli Erasmus tra Corea e Inghilterra e c'era la possibilità solo di avere 5 persone all'anno che potevano essere extra tra gli inglesi e i coreani, quindi abbiamo avuto quel colpo di fortuna e da lì poi piano piano con la lingua siamo tornati in centro. Questo è un fattore. Poi sicuramente io quello che potrei dire al ragazzo è che bisognerebbe farsi una mappa di ambizioni e io tra virgolette ho seguito questa mappa, nel senso ho fatto le mie superiori, quindi mi ero prefissato che bisognava studiare a scuola dedicazione fino a 20 anni. Mm-hmm. Adesso non significa che da 20 anni in sopra, però mi sono fatto una piccola mappa che presa ispirazione penso da un dirigente di Alibaba, ricordo ancora, fino a 20 anni studiare, dai 20 ai 30 seguire dei maestri, quindi significa essere dei maestri, apprezzare tutto quello che consigliano, anche se in molti casi forse a quell'età non capirei totalmente quello che il maestro, dico maestro, bartender mi direbbe, quindi 20-30 seguire dei maestri,
30-40 a capire cosa si vuole fare nella vita, nel proprio successo, andare nel mio campo, magari mi sono focalizzato più nel bar, ma magari potevo fare il ristorante, quindi ancora da 30-40 ho fatto e continuo a fare tantissime esperienze. Però la mia meta a 40 anni è avere già i business fatti, già running e tutte queste cose qua. Da 40 a 50 renderli forti, e da 50 a 60, 50 in poi, darli nel senso ad un figlio, ad un familiare, ad un collega, ma piano piano lasciare le deleghe. Secondo me questa tipo di mappa, se la posso dire così, mi ha aiutato tanto, 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 tanto. E ancora tutti i giorni guardo in quella direzione, quindi ho delle mete in base all'età. Se poi invece il ragazzo, chi ci ascolta, vuole dei consigli che io guardo, nel senso, perché logicamente adesso mi trovo anche nella posizione che di avere staff che vuole lavorare con noi, quindi io sono il welcome a tutti quanti, sono la persona, mi permetto di dire, contro il licenziamento, io non riesco a licenziare, cerco sempre di capire, perché mi trovo sempre nella posizione che io, dando il lavoro, ho la responsabilità della carriera del ragazzo, della ragazza o della persona nelle mie mani, quindi devo essere responsabile anche per questo. Però quello che consiglio sempre è di fare attenzione ai dettagli, quindi i dettagli in tutto, nel senso come presentarsi, come vestirsi, come parlare, quello non significa che quello abbiamo già, ma bisogna curarlo giorno per giorno. Quindi il dettaglio significa autogiudicarsi e analizzare i punti più deboli. Rimanere sempre sui punti di mira, cosa sono le nostre mire e gli obiettivi, quindi sempre rimanere in quei punti. Bisogna avere tanta integrità, quindi essere molto umili, bisogna essere molto comprensibili. Adesso lo dico a livello lavorativo, ma è importante anche a livello umano e personale, quindi bisogna essere, e non essere spaventati di reinventarsi, non bisogna assolutamente spaventarsi se qualcosina è andata male o non è andata come volevamo. Niente, non è assolutamente un problema, reinventati. Tanto quello che forse non è andato come volevamo è stato un punto d'esperienza e non è caduto. Questi sono uno dei 4-5 punti che guardo. Tutta esperienza, c'è poco da fare. Assolutamente, sì, assolutamente, tutta esperienza, sì. Bene, Luca, I have nothing more to ask to you. Okay. I'm okay. Fantastico. Niente, cosa devo dire? È stato un gran piacere per me, grazie del tuo tempo, e spero di poterti conoscere in questo near future. Sono molto contento anch'io, Luca, davvero. Infatti, data tutta la relazione, ti mandiamo un grande saluto, complimenti per la tua carriera. Grazie. Sicuramente hai dato consigli che saranno utili comunque per qualcuno che vuole intraprendere, vuole buttarsi in qualcosa di fantastico. Sì, assolutamente, con piacere. Di nuovo, allora, grazie mille a tutti. Ci sentiamo alla prossima. Buona giornata, grazie a tutti. Ciao. Ciao.